Un ponte coperto dalla singolare architettura è il simbolo più famoso di Pavia. Costruito ai piedi del vecchio nucleo storico della città, cavalca il Ticino legando l'originario borgo in riva al fiume, dove abbiamo deciso di pescare in compagnia di Mario Molinari. Ciao amici, oggi con Fisciai siamo venuti a Pavia a pescare in uno dei più bei fiumi d'Italia, il Ticino. Un fiume dalle acque pulite, il fiume azzurro, veramente da salvaguardare per il patrimonio ittico che ancora conserva. A monte della città ci sono trote marmorate e temoli. Qua nel tratto cittadino invece, dove le acque sono profonde e molto veloci, ci sono cavedani e barbi e savette, pesci che rimontano dal Po e che oggi proveremo ad insidiare con il metodo di pesca della bolognese, con le lunghe canne da passata con gli anelli, cercando di innescare lombrichi o bigattini per la loro cattura. Per pescare alla passata in acque veloci è opportuno scegliere un galleggiante di balsa dalla forma tondeggiante, che garantisce meglio di quelli affusolati una perfetta stabilità nella corrente del fiume. Mario opta per uno da 6 grammi, un prototipo della nuova collezione Daiwa che firmerà per la prossima stagione. La lenza dovrà costantemente radere il fondo ed è quindi necessario prepararla posizionando una grossa olivetta a circa 80 cm dall'ago. Poi sotto di essa vengono distribuiti alcuni pallini del numero 8 che avranno la funzione di tenere l'esca sul fondo. La pasturazione del tratto in cui Mario farà scorrere la lenza è essenziale per richiamare i pesci e concentrarli nel sottoriva. L'acqua è oggi così veloce per l'alto livello del fiume e sarebbe impossibile pescare a più di una decina di metri dalla sponda. Una miscela di pane e formaggio opportunamente arricchita di bigattini è il menù del giorno e Mario ci mostra un piccolo segreto per fare in modo che le palle di pastura arrivino sul fondo nel punto desiderato, anche se in presenza di una corrente così sostenuta. Un sasso di buona dimensione viene compresso in ogni boccia di pastura, che poi con precisione viene lanciata nel punto dove pescheremo. L'innesco, su di un amo Gamakatsu 120B del 16, legato con un filo dello 012, è di 3 o 4 bigattini bianchi e rossi, che dovranno essere sostituiti spesso perché abbiano ad essere quanto più vivaci possibile. Dopo alcune passate di prova per stabilire la corretta posizione del galleggiante in relazione al fondale, ecco la prima abboccata. È un barbo dai riflessi dorati, che oppone una strenua resistenza, mettendo alla prova la vetta della canna che si curva per ammortizzare la reazione del pesce. La sua cattura coincide con l'arrivo del guardiapesca che, incurante delle nostre telecamere, svolge la sua azione di controllo con estrema professionalità. Tutto è in regola e Mario può continuare a pescare. Un discreto branco di cavedani è stato attirato dalla pastura ed ora le abboccate si susseguono. Sono esemplari dai 2 ai 6 700 grammi, che offrono una divertente sequenza di catture. La pesca alla passata, con le lunghe canne bolognesi, è un metodo tra i più diffusi nelle nostre acque e Mario ci mostra come effettuare correttamente il rilascio del filo dal mulinello, guidando la corsa del galleggiante con continue trattenute della lenza, per un'efficace presentazione dell'esca che deve correre sul fondo, sempre ben davanti alla piombatura. I pesci si alimentano nuotando controcorrente e se prima dell'esca dovessero scorgere i piombi della lenza, fiuterebbero sicuramente l'inganno. Mario è quindi ben attento a questo particolare ed effettua delle passate in costante tensione della lenza. Le canne che Mario ha utilizzato sono le Daiwa Monocarbon BG910 e Gold Star, entrambe in carbonio con rinforzi in Kevlar.
appositamente studiate per questo metodo di pesca che spesso richiede attrezzi lunghi 7-8 metri. Gli anelli d'aiva a ponte alto sono ideali per un facile scorrimento del filo, anche in giornate con elevata umidità. È giunto il momento di far ritornare alle limpide acque del Ticino i pesci catturati. Li ritroveremo sempre disponibili e magari un po' più furbi alla prossima occasione.